Adesso le opere sono tutte esposte qua a bordo piscina e comincia ad arrivare il pubblico per visionarle, per visitarle. Possiamo fare già un primo bilancio della giornata. Certo, molto volentieri, anche perché il bilancio è splendido, perché la giornata è stata splendida per fortuna, anche dal punto di vista atmosferico, e siamo contenti soprattutto perché la partecipazione di gente è quella che ci aspettavamo, quella degli artisti anche, e la prima edizione, quindi avere 25, poi effettivamente dovevano essere 30, ma per motivi poi personali non sono arrivati, ma siamo comunque molto molto contenti anche delle opere realizzate che adesso sono qua in visione. È un raduno, ci tenete a sottolinearlo, non è un'estemporanea, vogliamo ricordare perché. Sì, perché il raduno innanzitutto non ha competizione, non c'è quindi possibilità di premiare, se non magari quando sarà il raduno ancora più numeroso, magari chi arriva da più lontano oppure chi è più giovane, ecco, questo magari sarà un premio, diciamo, straordinario che potremo dare, ma non c'è competizione fra artisti, questo è importante, è solo un momento di incontro, di condivisione e di voglia di stare insieme. Prima tappa di un programma, diciamo, estivo di Case al Borgo che si preannuncia abbastanza ricco. Possiamo già iniziare a fare qualche piccola anticipazione su cosa ci proporrete nei primi giorni di luglio, so, e poi subito prima della festa padronale di Agira. Il festival Entroterre in Festival appunto si farà con degli artisti, con delle partecipazioni veramente notevoli dal punto di vista qualitativo, musicale, teatrale, cinematografico. E quindi vi aspettiamo qui sempre a Casa Alborgo in quelle serate. Poi si comincerà sempre come in questo caso intorno a quest'ora alle 19 per condividere anche un discorso, diciamo, culinario, gastronomico, e poi la serata comincerà sempre alle 21. Giovedì sarà una serata tutta interamente dedicata ad Agira attraverso una serata particolarissima dove coinvolgeremo il pubblico a raccontarsi attraverso delle fotografie. Vedremo delle fotografie che riguardano Agira, il suo passato, i suoi personaggi, le sue feste, i suoi momenti migliori, e le persone che saranno qui a condividere queste fotografie potranno dire la loro, quello che loro ricordano, quello che quelle fotografie rappresentano. Interventi diciamo musicali e di balletto e di ballo, scusate, folclorico da parte di Trinacria, e la presentazione, diciamo, la conduzione di Emanuele Parisi e Sofia Minni. E si comincia venerdì sera con uno trio spettacolare che esordisce per come è composto proprio qua ad Agira, Persefone Trio, composto da Luigi Cinque, Lucilla Galeazzi e Fausto Mesolella, per esempio, per spiegare meglio, ex Avion Travel, ma Luigi Cinque è un musicista che ha collaborato a livello mondiale veramente con i più grandi musicisti di musica etnica e non solo. Sabato sera, serata clou, avremo un recital della compagnia Isola Qua Sud di Catania, che farà un recital molto divertente ma anche molto molto come dire, toccante in certi punti, e si andrà a chiudere con Nicolò Agliardi, cantautore, autore delle musiche e delle canzoni di Braccialetti Rossi, e lui è anche un autore rinomato perché ha scritto per Pausini, Eros Ramazzotti, Emma e tanti altri del nostro panorama musicale italiano, e quella sera ci sarà anche una sorpresa che non vi posso svelare. Domenica pomeriggio cominceremo con Slow Food, che attraverso uno chef, Paolo Salvo Mangiapane, offrirà un menù molto particolare, coadiuvato naturalmente dal nostro staff, a cominciare da Angela, la nostra cuoca, da Salvo che coordina tutto lo staff e tutti gli altri naturalmente, ma è una giornata dedicata alla gastronomia soprattutto. E in serata invece si torna nella fase spettacolare attraverso due concerti nella stessa sera, quella di Eleonora Bordonaro, cantante del gruppo dell'orchestra di Sparagna a Roma per l'Auditorium della Musica di Roma, e a chiudere una performance veramente, non so come dire, appassionata di Alfio Antico, grandissimo percussionista siciliano, che usa ovviamente i suoi tamburi, che costruisce spesso e volentieri e che suona in maniera magistrale. Parliamo un po' del nostro territorio. Siamo davanti a un panorama incantevole, si sposa bene con l'arte, si sposa bene con queste manifestazioni. Ci vuoi dare qualche tua impressione? Noi abbiamo un territorio straordinario e molto spesso, purtroppo, proprio perché ci abitiamo, non ce ne rendiamo conto. Questo è un territorio che offre di tutto, offre dal paesaggio, con un paesaggio agrario ancora incontaminato per certi versi, e quindi che si offre a chi viene da fuori, e chi viene da fuori proprio lo sa apprezzare e coglie la bellezza. Poi in un luogo come questo noi possiamo ancora di più apprezzarlo, perché è un luogo, un nido delle aquile, potremmo dire. Inoltre questo territorio
si offre anche dal punto di vista storico, archeologico, e a Gira particolarmente era una città in epoca greca, ma ad Gira addirittura sono state trovate le prime tracce degli uomini in Sicilia. Così come la storia di Agira è costellata durante tutti i secoli di grandi eventi e che chiaramente hanno lasciato anche molti monumenti interessanti. È un modo anche per riportare un po' di turismo nelle nostre zone un po' più rurali, che sono forse un po' messe da parte dal circuito turistico tradizionale. Come queste iniziative possono valorizzare le nostre zone e come le amministrazioni potrebbero aiutare in tal senso? Allora, dal punto di vista della valorizzazione turistica, della fruizione, indubbiamente noi abbiamo tanto da offrire, come dicevamo prima, però dobbiamo rendercene conto noi, cioè noi che ci abitiamo. Purtroppo siamo in pochi ancora che abbiamo questa consapevolezza. Però di fatto, insieme all'agricoltura, io credo che il turismo sia il nostro futuro. Questo significa che prima di tutto ci deve essere una partecipazione attiva da parte degli abitanti, cioè di noi cittadini, perché non può dipendere solo dalle amministrazioni. Quindi questo significa, in termini concreti, sapersi organizzare, perché il turismo è un sistema che non dipende solo da una persona o da un operatore. Questa realtà che noi stiamo fruendo quest'oggi, che stiamo godendo quest'oggi, le case alborgo sono un segno concreto di che cosa può diventare e possono diventare i nostri paesi, proprio perché nel momento in cui ci sono delle persone che sanno vedere e sanno cogliere la bellezza e la straordinarietà di questi nostri luoghi, che sono piccoli ma indubbiamente si offrono a chi viene da fuori in maniera straordinaria, ecco che si può veramente realizzare qualcosa di interessante. Le amministrazioni, da parte loro, quello che possono fare è cercare di garantire i servizi, cioè fare in modo che questi nostri ambienti siano puliti e possano sempre più diventare ordinati e possano sempre più essere gradevoli e accogliere coloro che vengono da fuori. Con lo scultore Termini, qui come ospite, qui per valutare e dare anche un'opinione sulle opere che abbiamo visto realizzate in real time. Io non mi sento assolutamente di valutare nessuno, perché ogni artista si esprime come di solito riesce ad esprimersi, sempre positivamente. Ogni artista ha delle sensazioni, ha delle motivazioni, ha qualcosa dentro che riesce a dare al mondo intero. Le opere che si sono realizzate qua sono opere notevoli e rispecchiano un paesaggio molto positivo, come è stato detto poc'anzi, e che è fonte di ispirazione. E soprattutto quello che voglio dire io è che è stato un momento di incontro positivo per tutti coloro i quali hanno realizzato, sia per l'organizzazione, che bisogna da fare un plauso naturalmente all'organizzazione, sia gli artisti che piccoli e grandi si sono espressi in maniera positiva, perché hanno espresso se stessi dando l'animo. Cioè, quando si crea un'opera d'arte non è una cosa facile, non è facile neanche dire questo è bello e questo è brutto, perché è complessa la cosa, perché ognuno che si esprime se stesso, e c'è un'interiorità nel quadro, nell'opera d'arte, è molto profonda, che è difficile da esprimere con parole, ma si esprime con le opere d'arte, con i quadri, con le sculture. Io in particolar modo sono uno scultore e mi esprimo con la scultura, e quando realizzo un'opera d'arte, credetemi, è una fatica enorme. Dopodiché, se è realizzato, si può anche mettere da parte, perché ha finito il suo compito, per poi cominciare ancora e realizzare ancora qualcosa di diverso o di simile per continuare la produzione.
Siamo qua con Pina Angemi e con Leonardo Cumbo. Una prima opinione sulla prima dell'invasione dei cavalletti. Diciamo 25 artisti e vediamo un bel po' di pubblico. Sicuramente penso impressioni molto positive. Non ce l'aspettavamo realmente, io e Filippo Moceri, di avere oggi questa giornata così particolare. Devo dire che il borgo è quasi veramente, c'è un'invasione vera e propria di questi artisti, che ognuno ha dato del suo, però l'atmosfera è talmente bella perché è rilassante. Diciamo che la gente è rimasta meravigliata di tutto ciò e soprattutto gli artisti, oltre a rilassarsi, hanno dato una parte importante di sé, perché il tema era libero, quindi non abbiamo reso questa difficoltà del tema assolutamente, e abbiamo voluto dare questa giornata in plein air praticamente proprio per favorire questa cosa. Speriamo, oggi sembra veramente che sia riuscita bene, speriamo che il prossimo anno saremo ancora di più rispetto a quelli che siamo stati oggi. Noi ce la metteremo tutta anche per portare questo raduno il prossimo anno, sempre con questa tipologia, perché credo che sia una bellissima tipologia, appunto perché racchiude la libertà di espressione, quindi è un'estemporanea senza regolamento. Io credo che sia proprio il massimo per far sì che l'artista esprima tutto se stesso. Adesso qui abbiamo proprio Leonardo Cumbo, che è un docente ma anche scultore e designer. Mi piacerebbe che lui dicesse qualche parola. Sono rimasto nuovamente incantato dei luoghi. Ogni volta che vengo da queste parti scopro sempre nuovi spunti, nuove bellezze, perché è un luogo assolutamente stupefacente, che lascia a bocca aperta sempre e chiunque, a qualunque livello si percepisca. Un artista chiaramente ha magari una sensibilità maggiore o diversa, per cui riesce a scoprire anche a trovare degli spunti che magari, diciamo, la gente tra virgolette comune non trova, e li valorizza. E qua devo dire che questo luogo ha tantissimi spunti di ispirazione, e l'hanno dimostrato gli artisti, gli studenti dell'Accademia e quant'altri, insomma, che hanno partecipato a questa manifestazione, lo hanno dimostrato con le loro opere. Diversi artisti impegnati, dal Lago e Filo alle matite, ai colori ad olio, colori a base creta, diciamo diversi stili e anche diversi materiali. È un po' un modo per confrontarsi anche tra voi, per approfondire magari e scambiarsi idee, tecniche, che so, ispirazioni e quant'altro, giusto? Certo, l'estemporanea ha proprio questo spirito, proprio quello di aggregare gli artisti tra di loro e mettere a confronto le loro tecniche, quindi crescere reciprocamente, ma nello stesso tempo anche di mettersi gli artisti a confronto con la gente del luogo, e quindi far crescere la gente del luogo e crescere anche loro con l'esperienza della gente del luogo. C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente, che vuoi sottolineare? Amo molto fotografare i luoghi dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, e quindi ripeto, anch'io ritornando in questi luoghi ho riscoperto tantissimi piccoli dettagli che mi erano sfuggiti, e tanti altri sicuramente verrò a scoprirli nel prossimo futuro. È l'infinitamente grande, che a seconda delle ore della giornata cambiano le ombre, cambiano le nuvole, quindi cambia completamente lo scenario, cambia l'emozione, che il punto di vista è anche il lato emozionale che il paesaggio suscita. Pina, sicuramente diciamo buona la prima, ma adesso si inizia a lavorare per l'edizione numero uno, questa l'avete definita edizione zero. E speriamo appunto di essere in tanti, di coinvolgere addirittura molti paesi, molte città, e di creare veramente un qualcosa che sia un raduno vero e proprio di artisti con varie arti e varie maestranze. Quello che vogliamo creare noi è proprio questo, quindi la condivisione, lo stare bene, ma lo spirito della giornata, che deve essere proprio lo spirito appunto della condivisione. Le opere rimarranno fruibili per un po' di tempo qui a Casa Alborgo, sono visibili sicuramente su internet, sulle vostre pagine, e poi se qualcuno è interessato a comprarle, vogliamo spiegare come fare per contattare gli artisti e appunto acquistarle. Allora, è molto semplice, le opere rimarranno qui a Casa Alborgo, verranno visti anche dai turisti, perché appunto è un posto molto visitato dai turisti, e poi si creerà una pagina Facebook dove le opere si potranno ammirare, e se c'è qualcuno interessato che vorrà acquistare qualche opera potrà contattare
contattare direttamente Casalborgo con Calogero Termine, famoso per le copie del Caravaggio, diciamo così. E, forse questa è una cosa un po' diversa rispetto alle cose che fa di solito. Che impressione ha avuto di Agira e della manifestazione? La manifestazione secondo me è stata un successo. Agira è bellissima, c'è un panorama incredibile. E la cosa interessante è quella di come dire, anche far conoscere un posto come questo attraverso la pittura. Che significa? Significa che magari le persone che vengono a vedere i pittori dipingere magari cominciano a guardare in maniera diversa un posto che magari anche per loro è familiare. E quindi c'è da questo punto di vista un effetto, diciamo, magico che la pittura produce. Quando uno vede rappresentato, che ne so, uno scorcio di una chiesa o di una montagna che magari ha visto o vede ogni giorno, però se poi la vede in pittura si accorge che ci sono tante belle cose che magari uno diciamo perde. E quindi questa è stata un'esperienza che spero gli organizzatori ripetano, per un semplice motivo, perché e questo valorizza il nostro territorio, quello che sappiamo fare, quello che siamo, quello che la natura ci ha dato. Quindi che benvengano questi appuntamenti, che sono sì motivo di, io non chiamerei di confronto, ma di conoscenza tra persone che fanno questo lavoro. Poi alla fine che c'è un momento come questo bello in cui uno si può incontrare, si può conoscere, questo per me è estremamente positivo. Sì. Che tecnica ha utilizzato per la realizzazione di questa opera? È la classica tecnica che utilizza negli altri quadri, oppure ha sperimentato qualcosa di diverso? No, questa è una tecnica che praticamente hanno inventato, rivoluzionando il mondo di pittura, gli impressionisti. Prima degli impressionisti la pittura era per sovrapposizioni di strati, con gli impressionisti invece viene per accostamento di colori. Questo ha modificato tutto, perché la pittura all'aria aperta è una pittura che gli impressionisti hanno potuto realizzare perché si sono come dire, introdotti nuovi strumenti quali i pennelli piatti, si è inventato il tubetto che prima non esisteva, quindi ha permesso agli impressionisti di uscire fuori all'aperto e quindi di fare un tipo di pittura che era quello con i colori che vedevano gli impressionisti. Prima invece la pittura si faceva all'interno degli studi, quindi dal mio punto di vista era monocromatica, cioè non c'era questa varietà di colori che con gli impressionisti invece, se uno pensa alle ninfe di Monet, se uno pensa ai paesaggi anche di Cézanne, di Pizarro, sono tutte, diciamo, pitture che non solo hanno rivoluzionato la pittura, ma che hanno rivoluzionato proprio il mondo, perché gli impressionisti hanno fatto vedere per esempio la Parigi che cominciava ad organizzarsi, ad uscire fuori dal Medioevo, organizzando proprio Parigi come la possiamo andare a vedere noi, con i boulevard, con diciamo tutta quella che la pittura degli impressionisti cercava di rappresentare, ed era quella della nuova borghesia praticamente. Conosceva già il territorio agirino, e cosa l'ha colpita di più degli scorci che sono visibili dalla cima del nostro paesino? Il paesaggio è unico, quindi chi viene qui non ha che guardarsi attorno per godere appunto di questo paesaggio. E in più diciamo il fatto di poter pernottare, per esempio, poter avere come punto questo luogo per fare delle manifestazioni culturali, significa far conoscere la bellezza che noi siciliani non abbiamo gli strumenti per riconoscere. Perché? Perché come diceva Sciascia, perché in Sicilia non si è sviluppato un gusto estetico? Perché Sicilia fondamentalmente è un contadino. E il contadino cosa fa? Se l'albero produce un frutto lo cura, ma se l'albero è bello, no, lo ritiene inutile. Quindi noi dobbiamo un po', come dire, rivalutare da un punto di vista estetico quello che la natura ci ha dato. Solo questo. Per cui la Sicilia non deve essere solo fatica, come è stato fino adesso, perché chi viene in Sicilia vede che abbiamo delle risorse immense che solo
con tutto il rispetto parlando per il contadino, è un modo di dire, che solo il contadino non riesce a vedere, perché la sua storia è fatta di sacrifici, la sua storia è fatta di, come dire, di servire dei padroni per lavorare in condizioni di schiavitù. Però ora possiamo vedere che quella schiavitù non esiste più, la gente è andata via dalle campagne e secondo me ha fatto male, deve ritornare nelle campagne ad apprezzare, per esempio come è successo col vino, come è successo in parte con l'olio, ma con tanti altri prodotti, poter, come dire, essere orgogliosi di fare economia in un territorio in cui economia ce n'è stata sempre ben poca. Gli organizzatori l'hanno voluta definire raduno e non estemporanea, per proprio diversificare da un'estemporanea. Che ben venga tutto quello che possa avvicinare all'arte le persone, uomini e donne. E sicuramente, come dire, ciò che avvicina all'arte è sicuramente qualche cosa che fa uscire fuori dei canoni normali e convenzionali e fa cominciare anche ad avere un altro punto di vista. Hai immortalato la chiesetta della Madonna del Quieto solo con matite e con una tecnica un po' particolare. Ho voluto realizzare un lavoro senza magari tante pretese, nel senso non fare un olio che richiede magari più tempo. Mi sono voluto dedicare a un piccolo particolare, perché è piccolino come formato, però ho realizzato un bozzetto, uno studio preparatorio in modo da poter rendere l'effetto, l'idea di quella che era l'atmosfera in un breve tempo per me che si aveva a disposizione. Una tecnica appunto semplice, matita, la matita marrone e il bianco per dare le luci. Ho utilizzato un foglio ocra in modo da avere già il mezzo tono intermedio, come dicevo prima, per arrivare prima ai toni scuri e prima ai toni chiari. Partendo invece da un foglio bianco avrei avuto più difficoltà in termini proprio di tempo. E quindi ho avuto questa base ocra uniforme, ho realizzato, sulla quale poi ho realizzato le varie sfumature, i vari passaggi tonali, dagli scuri alle zone appunto estremamente chiare. Cosa ti ha colpito di più del nostro territorio? Allora, io ho vissuto 4 anni qua a Barra Franca, qua vicino, e non ero mai stato paradossalmente a Gira. Veramente mi è piaciuto tantissimo, belli scorci, belli, sembra una bomboniera non conosciuta secondo me, davvero. Ogni scorcio è una piccola opera d'arte. Impressione su questo raduno d'arte, gli organizzatori non la vogliono chiamare estemporanea. Raduno è un modo anche per raffrontarsi con gli altri artisti, confrontarsi, la tua impressione? È vero, non la voglio chiamare estemporanea, perché l'estemporanea normalmente è una cosa attribuibile magari ai cavalletti dei pittori della domenica. Se qualcuno magari, cioè, è un momento di raduno in cui ci può essere l'artista magari più affermato, il ragazzo che esce dall'Accademia delle Belle Arti, è un momento di comunione e in cui in una bella giornata si condivide l'arte, il piacere della musica e del paesaggio, quindi è giusto non chiamarlo estemporanea. Ha voluto raffigurare sia una parte di scorcio sia una parte di storia di Agira. Ci vuole spiegare un po' la sua opera d'arte? Beh, ho preso degli spunti dei resti architettonici di costruzione sveva, quindi la costruzione di Federico II da parte del castello, che richiama anche quelle di Enna, e noi abbiamo la torre di Federico ad Enna. Poi di origine greca, rappresentata con un cratere greco raffigurante Ercole con i buoi, quindi come archeologia. E poi anche per quanto riguarda l'artigianato, che era molto diffuso ad Egira per la lavorazione della creta, quindi la terracotta. Quindi l'ho rappresentata con queste anfore che io di solito uso anche nei miei quadri come soggetti, e le spighe per quanto riguarda l'agricoltura. Che tecnica ha utilizzato? Qui ho usato, visto l'estemporanea, è stato meglio usare gli acrilici, per acrilici su tela. Cosa l'ha colpito di più del territorio agirino? Lo conosceva già? Cioè... Sì, lo conosco già a Giro, lo conoscevo. Comunque è bellissimo, è stato anche come manifestazione ben organizzato. Ci siamo incontrati con altri pittori ed è stato relazionarsi con l'arte, confrontarsi, parlare di arte è una cosa sempre importante. Quindi è meglio chiamarla come espressione d'arte, non un'estemporanea di pittura. Vediamo qua uno scorcio che è proprio preso da qua, da Casalborgo. Ci vuoi spiegare la tecnica e a che cosa ti sei ispirata? È un olio, ho visto questo scorcio con questi colori. Inizialmente guardandolo pensavo di, non so, che sarebbe venuto fuori qualcosa di diverso, invece
questi colori sono venuti fuori proprio dall'aria, dai colori che ci sono nell'aria, soprattutto di mattina, perché ho cominciato presto a dipingere. Cosa ti ha colpito di più del territorio aggirino? Lo conoscevi già? C'è qualche scorcio in particolare, a parte quella che hai dipinto, che tornerai a dipingere successivamente? È bellissimo vedere tutto il territorio anche circostante, tutti i colori del paesaggio. Un modo anche per confrontarsi con gli altri artisti sulle tecniche, anche sulle ispirazioni. La tua impressione su questo? Sì, sicuramente è un modo di stare insieme, di vedere appunto realizzati questi lavori che vengono fuori tutti diversi. Cioè, guardandoli è bellissimo perché si vede quanto siamo diversi noi. E come riusciamo a realizzare delle cose tanto differenti, ispirandoci a un paesaggio che magari contiene anche colori, linee diverse. Con Arianna Fisicaro, giovanissima aggirina, un piccolo scorcio preso proprio qua sopra Casalborgo. Che tecnica hai utilizzato e a che cosa ti sei ispirata? Allora, mi sono ispirata ai luoghi e a tutto ciò che mi circondava e poi ho sperimentato una tecnica nuova per me, perché io solitamente disegno a inchiostro e su carta. Adesso ho provato i colori ad olio ed è uscito questo. È solo la seconda tela che faccio, però mi piace molto questo mondo e quindi mi sto approcciando adesso. A parte questo scorcio qua, se hai intenzione di risalire quassù e dipingere qualche altro scorcio o qualche altro panorama? Beh, amo questi luoghi e amo il panorama non solo per dipingerlo ma anche per fotografarlo, è un'altra mia passione, quindi ci tornerò sicuramente e proverò nuove tecniche e sperimenterò anche altre tecniche di fotografia e di pittura. Ho trovato un ambiente molto, molto caloroso e mi è piaciuto il clima che si è instaurato con gli altri e ho potuto vedere anche molte tecniche di pittura differenti dalla mia e mi è piaciuto molto, ecco, questa giornata è stata particolarmente positiva. Con Cettina Sorge di Catania, l'abbiamo vista stamattina armeggiare con l'inchiostro di china, se non sbaglio, e ci vuole spiegare la tecnica e che cosa si ispira? Dunque, io disegno col pennino all'antica, proprio col pennino classico, e mi piace molto questa tecnica. La prima volta che veniva ad Argira ha intenzione di ritornarci? Ha notato qualche altro scorcio del panorama che vuole tornare a disegnare? Sì, ho intenzione di tornare perché l'ho trovato un paese molto interessante, molto con degli scorci particolari. Non ho avuto modo di vedere tutto. Mi piacerebbe vedere anche le chiese. L'impressione che ha avuto della manifestazione? Anche se non conoscevo nessuno, però è bello poi incontrare gli altri e legare delle nuove amicizie, ecco. Ci vuoi dire che tecnica hai utilizzato? Sì. Olio, prima la base di acrilico e poi ho messo l'olio con la superficie. Conoscevi già Gira, ti sei ispirata a uno scorcio che riprende il lago Pozzillo e l'Etna. Hai intenzione di ritornare per dipingere qualche altra cosa? Cosa ti ha colpito di più del territorio aggirino? Diciamo il paesaggio, lo scorcio e il lago. L'impressione che hai avuto della manifestazione? Una bellissima manifestazione. Con Sara Di Ventura da Caltanissetta ci dici che tecnica hai utilizzato e che cosa ti sei ispirata per questo quadro? Mi sono ispirata con uno scorcio del paesaggio, è la tecnica ad olio e l'ho usato in sfumini, come pennelli, sfumini vari, perché mi piace molto, uso la pittura materica e quindi volevo rendere un po', anche se con l'olio un po' ci vogliono tempi di asciugatura. E poi ho aggiunto un altro pezzo che mi piaceva vicino delle casette, un pezzo di fichi d'India, e quindi l'ho reso un po' unito. Succede anche questo, ma comunque un pezzo del paesaggio di Agira, sì, che è veramente bellissimo. Lo conoscevi già il paese di Agira, ti ha ispirato qualche altro scorcio e hai intenzione di ritornarci per dipingere ancora? Soprattutto l'orario, che ora in questo periodo del tramonto è anche lo stesso scorcio, ho visto col tramonto da altre profondità, bellissimo, quindi mi piacerebbe anche riprenderlo. L'impressione che hai avuto di questa manifestazione? Mi è piaciuta veramente perché comunque abbiamo avuto possibilità di fare vedere
comunque abbiamo potuto lavorare sia all'aperto in mezzo alla natura, ma anche fare vedere cosa le nostre opere, comunque come comunque lavoriamo tra di noi. Quindi per me è stata un'ottima impressione, infatti già mi sono complimentata con gli organizzatori. Con Flavia Gagliardi di Agira, ci dici a che cosa ti sei ispirata? È un acrilico su tela 50-70 ed è uno scorcio di Agira. Chiaramente mi ha ispirato tanto il paesaggio eccezionale che abbiamo e che spesso vivendolo tutti i giorni magari non si assapora. Quindi grazie a questa manifestazione ho avuto l'occasione di fermarmi un attimo e guardare gli scorci che sono milioni e milioni. Uso l'acrilico perché è una tecnica molto veloce ed è molto luminosa e quindi mi dà una resa immediata di quello che voglio ottenere. Chiaramente è un'opera dove avrei potuto perderci molto più tempo, però i tempi chiaramente sono quelli e quindi bisogna un attimino anche focalizzare l'attenzione su quello che si vuole comunicare allo spettatore, e cioè uno scorcio, uno dei meravigliosi scorci di Agira. Ed eccola a voi. Panorami agirini però forse li sottovalutiamo, ma si offrono a essere dipinti e a essere interpretati sia su tela sia in fotografia. Tornerai qui su a dipingere qualche altra cosa? Sì, assolutamente, anche perché poi l'arte, vedi, tu puoi essere stimolata da un paesaggio, da uno scorcio, poi l'arte diventa arte nel momento in cui tu proprio la metti del tuo interiormente, e questo tipo di paesaggio, a mio avviso, sottovalutato, in realtà ti fa esternare quel non so che poi diventa arte, e quindi credo che tornerò anche da sola, senza manifestazione o senza proprio in meditazione, diciamo così. Gli organizzatori hanno voluto definire questo evento raduno e non estemporanea, è anche un modo per confrontarsi con altri artisti, è anche un modo per apprendere nuove tecniche, per scambiare idee e conoscenza. Assolutamente, è l'unico modo che hai a disposizione per entrare in contatto con persone che magari vivono qui vicino a pochi chilometri e che sconoscevi del tutto, quindi è un momento di crescita professionale, anche di conoscere i propri limiti, e quindi è un confronto molto importante. Con Tina Aldisi di Caltanissetta, scultrice, oggi si è riposata le mani, come mi ha detto lei, dipingendo. Che tecnica ha utilizzata e a che cosa si è ispirata? Ho utilizzato intanto degli acrilici e ho immaginato il volto di una donna del borgo che si aggira di notte, è una figura molto, molto particolare. A me piace comunque moltissimo dipingere i visi e di solito quando voglio far riposare le mani dipingo su delle lenzuola grandissime. Qui per motivi anche di spazio mi sono dovuta un pochino adeguare. È stata un'esperienza molto bella perché ho incontrato persone molto capaci, bravissimi, una bellissima padronanza della tecnica, grandissima espressione, e mi auguro di esserci, se si rifarà, se ci sarà una seconda edizione, di essere qui il prossimo anno, possibilmente con la scultura. Porterò un po' di pittura e scultura perché il lavoro è tra l'altro di una scultrice, quando comunque ha accede al quadro, che è una dimensione bidimensionale, non tridimensionale come la scultura, ha quella voglia e quella capacità di comunque di dipingere come se volesse scolpire. Questa è la vigorosità dello scultore, comunque viene sempre fuori anche nella pittura. Cosa l'ha colpito di più del territorio agirino e tornerà a trarre ispirazioni per un quadro oppure per una scultura? Guardare questi paesaggi, pensare che al di là di quello che vediamo veramente c'è qualcosa di davvero grande. Tornerò qui perché ad Agira non ero mai stata, è un posto bellissimo, molto molto bello. Il paesaggio è spettacolare, però oltre il paesaggio io immagino i volti, difficilmente io ho fatto un paesaggio nelle mie pitture, ho guardato chi ha vissuto nei posti, ho sempre guardato questa cosa molto, molto particolare. Non estemporanea ma raduno, l'hanno voluta definire così. Che impressione hai avuto? È una manifestazione che probabilmente si rifarà nei prossimi anni, parteciperà ancora? Certo, sicuramente. E conoscere sempre dei nuovi artisti è qualcosa di molto stimolante, di molto bello, perché infatti dicevo questo, che ho visto i quadri degli altri ragazzi e ci sono
Ci sono degli artisti davvero molto molto, anzi loro sono quelli che ispirano. Noi più grandicelli, non diciamo l'età, ma noi più grandicelli alle volte abbiamo proprio questo input perché hanno delle idee particolarissime. Con Mariella Bellarosa di Agira ci dici a che cosa ti sei ispirata, che tecnica hai utilizzato? Quindi mi sono ispirata tantissimo agli scorci naturali, ma soprattutto all'estensione del mio essere, per cui ho messo qualcosa magari che rappresenta un po' me dentro, qualcosa che rispecchia anche la luce di questa giornata, quindi la luce del sole, la luce del cielo, questo azzurro che si inonda come se fosse una passione che ho dentro e che voglio manifestare con grandi sentimenti di profondità. Non sei abituata magari a dipingere fuori in un giorno solo, però i panorami che abbiamo da quassù sicuramente ti avranno ispirato. Tornerai a dipingere magari in solitaria da quassù? Sicuramente sì, senz'altro. Ci sarà un'altra occasione, penso che ce ne saranno tantissime, anche perché vedo che Agira ha avuto anche la possibilità di conoscere artisti che vengono da fuori, per cui è qualcosa magari che ci può arricchire, perché Agira merita tanto quanto gli artisti che vivono in questo circondario, insomma da tutte le parti, diciamo, della provincia sono arrivati artisti ovunque e hanno manifestato la loro sensibilità attraverso questa natura che è meravigliosa e stupenda. La raduna non è estemporanea nella definizione di chi l'ha organizzato, proprio un modo per confrontarsi, per crescere, per magari apprendere qualche tecnica nuova. La tua impressione? Sì, sicuramente la tecnica aiuta tantissimo, la natura invece riesce veramente a cogliere la sensibilità dell'artista, quindi penso che è una mostra ad effetto, diciamo, che è andata bene per tutti, penso veramente che è di ottime qualità. Siamo qua con Gaetano Acciaio, ti fai dare una mano d'aiuto dalla sorella, penso. Ci vuoi spiegare che tecnica ha utilizzato tuo fratello e a che cosa si è ispirato? La tecnica del, come si dice, del fondinismo, diciamo, però fatto appunto col pennello. Si è ispirato al lago, infatti ha cercato di farlo riemergere in questo modo. Siete abbastanza giovani, avevate già presenziato ad altre manifestazioni tipo estemporanee, queste l'hanno voluta definire gli organizzatori raduno perché è anche un modo per confrontarsi con altri artisti, non esiste nessun tipo di premio, diciamo è qualcosa di un po' più particolare. Le impressioni che avete avuto? Bellissima, allora mi è piaciuto. No, questa qua comunque è la prima estemporanea che facciamo. Con Katia Guerrera di Catania, diciamo che ho visto qualcosa di un po' più particolare, bombolette spray e anche ago e filo, mi ha colpito un po' la sua opera e non si è ispirata forse al paesaggio, a qualcos'altro? No, mi sono ispirata a una icona medievale che è qua in una di queste vostre, in una delle chiese di Agira, in effetti io non l'ho vista di persona, però ho voluto fare una ricerca, approfittare un po' di questa occasione per vedere delle cose significative dal punto di vista artistico, quindi mi ha colpito questa icona medievale e c'è la scacciata di un demone e ho voluto reinterpretare questo, la sacralità in chiave moderna, quindi questo con un collage e con colori essenziali e utilizzando l'ago, il filo, cioè l'idea della complessità di una personalità come questa. Conosceva già Gira, cosa ha notato di più del paesaggio che ci circonda e ha intenzione di tornarci per magari dipingere o creare un'opera d'arte come questa in futuro? Sì, è stata un'occasione per me molto bella questa, proprio per conoscere questi luoghi, è stata un'occasione veramente significativa, io non la conoscevo, un paesaggio ovviamente incredibile, dalla suggestione fortissima e l'occasione di conoscere anche le opere d'arte, noi siamo pieni di opere d'arte che non conosciamo, questo è proprio un lascito prezioso dal punto di vista
artistico che mi riservo di vedere con molta attenzione. Impressione che ha avuto della giornata odierna? Bella, un'occasione molto raffinata, infatti come dicevo, proprio per questo spirito di stare, di assaporare i luoghi, di stare nel nostro territorio senza competizione, con rilassatezza, proprio stare, godere dei luoghi, della bellezza dei nostri luoghi. È una, diciamo, una riproduzione del panorama di quassù del quartiere di Santa Maria con un volto di donna. Ci puoi spiegare che tecnica hai utilizzato e a cosa ti sei ispirato, ovviamente? Allora, la tecnica che ho utilizzato comunque è una tecnica del tutto personale, anche un po' rivisitando Van Gogh, che è uno degli artisti miei preferiti. In realtà il volto di donna voglio dare un significato ben specifico, quello che appunto una donna con la sua sensibilità vuole rappresentare, quella che è la condizione di molti agirini che vanno via per motivi lavorativi o per quant'altro. E quindi quello che io volevo evocare con questo quadro è il fatto della nostalgia del proprio paese, quella di lasciare il proprio paese e quindi di vivere solamente di ricordi colorati, come può ben dimostrare il quadro, e quindi di comunque, non lo so, come una sorta di metamorfosi, c'è un incastro fra l'uomo e il proprio paese natio. E poi più che altro, cioè quando, anche se il paese può essere dilaniato da molti problemi o comunque da chi vive qua non è mai soddisfatto di quello che ha, di quello che la propria terra offre, una volta che si va lontani comunque si apprezza ancora di più il valore della propria casa. Infatti ho voluto rappresentare la dama vestita anche da pali di fico d'India, che sono comunque frutti tipici nostri, comunque fanno parte della nostra flora mediterranea, con molte spine, comunque a voler testimoniare il fatto che comunque chi va via da casa è sempre una spina nel cuore. Sei ispirato ai panorami visibili dalla sommità del nostro monte, hai intenzione di ritornarci per dipingere qualche altra cosa, magari in solitaria? Allora, questa è la mia prima esperienza in plein air, però non esclude il fatto che in futuro comunque non faccia di nuovo questa esperienza. In effetti è stata un'esperienza che mi ha fatto maturare, ma anche capire che alcune capacità possibilmente sono innate e non sapevo nemmeno di averle. Un modo anche per confrontarsi con altri artisti, un raduno che ha visto 25 persone, che impressione hai avuto di tutto ciò? Assolutamente una rappresentazione molto positiva, perché comunque il confronto con gli altri artisti fa crescere, fa maturare, e poi inoltre comunque ispirarsi a delle persone che comunque hanno una tecnica anche più matura della tua è molto di aiuto. Uno scorcio proprio di Casalborgo, da dove stanno suonando in questo momento? Sotto l'albero dell'olivo, sì, un pezzettino di roccia e niente, ho voluto trarre questo piccolo scorcio, anche se non è tutto completo, però ce l'abbiamo fatta. Ci vuole dire che tecnica ha utilizzato? E con gli acrilici, una tecnica semplice, acrilici che mi hanno fatto disperare perché oggi con il caldo che fa seccano. Te conosci abbastanza bene il territorio agirino, hai intenzione di ritornare qui sulla sommità appunto del Monte Teia? Se ci sarà un'altra edizione, sì, probabilmente sì, perché è stata una bella esperienza tutto sommato. Che impressione hai avuto di questa giornata? Infatti è stato un raduno effettivamente piacevole, conoscere nuova gente, nuove tecniche, modo di lavorare. Don't check.